Grazie Eccellenza, segretario, ha dato per scontato che tutti abbiano letto il riferimento. Io, se mi permette, sono più realista del re, insomma, ci credo ben poco. Dunque, però voglio fare un discorso un po' che parte da un po' di tempo indietro, dalla scorsa legislatura e dall'esperienza che ho avuto, molto positiva, in merito a, appunto, a essere membro nella scorsa legislatura della Commissione Antimafia. In quella bella esperienza abbiamo avuto modo, chi era con me lo sa, di fare una sorta di incontri con tutte le figure apicali che riguardavano anche tutti quegli organismi che vengono citati anche nella relazione, quindi indicati appunto come il nucleo antifrode, l'ufficio industria, AIF, CLO, Banca Centrale, insomma tutti quegli organismi che torto collo sono rientrati nella relazione dell'ufficio dell'attività di controllo. L'esperienza, anzi la sensazione che mi ero fatta allora era di ottime persone preparate e però in alcuni casi con mezzi veramente desueti. Io ricorderò sempre l'allora dirigente, non so se ancora dirigente, dell'UCVAI, che disse che per fare dei riscontri, di avere dei riscontri, soprattutto non c'era, ecco, una sinergia fra gli organi di controllo, quindi ognuno aveva un grado di autonomia indipendente dall'altro e non si giravano, ma qui parlo della scorsa legislatura, adesso spero e mi auguro che ci sia più possibilità di poter interagire fra uffici di controllo. Ecco, quella volta si diceva che a me mi colpì molto, perché disse: molte volte siamo costretti noi a fare delle ricerche attraverso Google, che da un ufficio di attività di controllo sull'attività in generale lascia un po' perplesso, perché le ricerche su Google le possiamo fare noi. Io mi auguro e credo sostanzialmente che sia state messe in atto delle modulazioni differenti rispetto allora, e ho anche esperienza personale in merito anche a denunce fatte sul lavoratore in nero che mi affrancano del fatto che effettivamente i controlli ci sono, e quindi non posso fare altro che dare atto che anche dai numeri evidenziati nella relazione, insomma, nella relazione annuale, i controlli siano fatti. Allora, lei però, segretario, ha puntualizzato alcuni temi che a me sono molto cari, ad esempio quello sul lavoro nero. Il lavoro nero è una piaga, segretario, è una piaga soprattutto in un momento storico come quello di oggi, dove non c'è lavoro. Non essendoci lavoro, la gente, le persone che hanno necessità di lavorare, si piegano a tutto quello che può portare a loro un introito, che sia in questo caso, che non può essere non può avere una contezza di riscontro. Quindi per sopravvivere le persone sono portate a lavorare in nero, perché non ci sono le imprese, non c'è lavoro, e hanno necessità ovviamente di avere dei soldi, avere la possibilità di avere un consolidamento economico che magari hanno perso a causa della crisi. Ma oltretutto il lavoro nero porta un'altra tematica molto delicata, che è la concorrenza sleale fra le imprese. Nel momento in cui ci sono, ad esempio, ed è successo negli anni precedenti, io ho un'esperienza a livello sindacale che lo possono testimoniare chi ha fatto parte anche della Federazione Industria, ci sono stati innumerevoli casi di persone, io l'ho detto, lo ribadisco, di persone che trovate quindi all'interno delle imprese dove venivano fatti i controlli, ad esempio, che erano nascoste dentro le celle frigorifere. Oppure una volta combinata la multa veniva poi non data per accordi precedenti, e questo è il male, perché si crea concorrenza sleale, soprattutto la si crea in quell'ottica di imprese che sono un po' più potenti delle altre, che possono permettersi un potere contrattuale che in questo caso non hanno.
Quello era un altro aspetto, io parlo di un'esperienza che ho vissuto intorno al 2010-2012, quindi mi auguro sinceramente che i controlli e le normative, ma cattive, cattive proprio per andare contro il lavoro nero, proprio per tutto quello che in genere è il lavoro nero, debbano essere in qualche maniera non auspicate, devono essere fatte e soprattutto devono essere messi tutti gli uffici adibiti a questo. Nella possibilità di poter farlo il controllo e non avere ritorsioni, perché ripeto, ci sono anche state in quegli anni delle ritorsioni belle forti. Però, segretario, io volevo fare, qui non viene citato o me lo sono perso. Avevo già fatto questo passaggio nello scorso Consiglio Grande Generale e ci tengo a rifarlo, perché qui si parla, lei giustamente parla di società e di imprese. Ci sono tutta una serie di normative che si affastellano l'une sull'altra e che comunque non danno chiarezza. La bontà dei testi unici in questo caso dovrebbe essere tale. Ci sono casi in Commissione Esteri, attraverso anche le segnalazioni che vengono fatte per legge da parte del Comitato Tecnico Valutatore, che appunto valuta tutte le richieste di residenza per motivi imprenditoriali e che portano tutta una serie di valutazioni. Ci sono casi, l'ho detto l'altra volta, lo ribadisco, di ditte, imprenditori sammarinesi, che a fronte di una richiesta di residenza per motivi imprenditoriali e a fronte del fatto che quella residenza è stata concessa sulla base di un piano anche occupazionale, soprattutto anche occupazionale, a distanza di diversi anni dalla richiesta di residenza, il piano occupazionale non è fatto, non è quello per cui era stata concessa la residenza. Allora chiedo anche qui, segretario, che ci sia un maggior coinvolgimento, non solo degli uffici, ma anche della possibilità delle commissioni consiliari, in questo caso della commissione estera, di poter essere messa nelle condizioni, appunto, scusate la ripetizione, di poter disquisire su queste cose, perché non è possibile concedere una residenza nel momento in cui si fanno piani occupazionali quinquennali, parlando di decine di lavoratori, nel momento in cui sappiamo tutti benissimo che il periodo economico non è florido. Chi viene a fare impresa è un coraggioso San Marino in questo momento, a meno che non sia un gigante dell'attività imprenditoriale, ma parlo anche dei piccoli artigiani, che ce ne sono stati in questi anni, che hanno portato la propria attività dall'Italia a San Marino perché vedevano in San Marino la possibilità di poter avere uno sviluppo differente della propria impresa. Però c'è un problema. C'è un problema che la politica, allora, e questa è la richiesta che faccio. Ossia che ci sono gli organismi dello Stato che vanno a fare i controlli, come si evince dalla relazione, ma ci deve essere un controllo anche dalla politica nel momento in cui la politica deve decidere se togliere o meno, anche sulla segnalazione o meno della loro ufficio industria, che adesso è stato un po' smantellato, un po' rimesso in base alla sua riorganizzazione, ma non è cattiveria, non ci lega veramente cattiveria, una riorganizzazione che lei ha fatto, ci può anche stare anche un periodo di latenza per la partenza che deve essere tale. Però deve essere chiaro che nel momento in cui arrivano delle pratiche in commissione esteri dove i piani non sono fatti salvo per quello per cui era stata concessa quella residenza, allora bisogna che anche la politica, al di là delle prerogative che hanno gli uffici di controllo, possa dirla propria, possa fare a sua volta addirittura una segnalazione affinché questo possa accadere. Io l'ho fatto presente nell'ultima commissione esteri e io le chiedo, segretario, la invito veramente a venire durante l'edizione della commissione esteri, perché è anche difficile valutare dei piani occupazionali alle 8 di sera, alle 20, nel momento in cui non si può avere accesso al terminale dell'ufficio del lavoro. Passo il termine ufficio del lavoro perché io sono rimasto con la terminologia vecchia. Quindi bisogna avere anche la possibilità online, nel momento in cui arrivano delle pratiche qua di imprenditori, di poter vedere se il piano occupazionale è stato effettivamente salvaguardato. E per il resto, ripeto, io ho avuto modo di confrontarmi con queste persone, comunque con gli uffici. Per esperienza personale ho fatto diverse segnalazioni e le segnalazioni che ho fatto sono andate a buon fine, quindi i controlli funzionano, però bisogna veramente, al di là di fare
o creare eccessive normative, bisogna che quelle normative siano snelle e che diano la possibilità veramente nel momento in cui ci sono delle cose che non vanno, di poter colpire coloro che vanno a fare concorrenza sleale. Questo credo che sia nella normalità delle cose, indipendentemente poi, ripeto, da tutto il contesto economico che è presente adesso in questo momento, anzi a maggior ragione, proprio perché siamo in difficoltà economica, siamo in difficoltà finanziaria, siamo nella difficoltà di attrarre investimenti, perché voglio dire, il settore bancario è quello che è, le prospettive non ci sono effettivamente. Lei mi ha ripreso una volta quando io ho detto che chi è quel folle che viene a fare impresa a San Marino in questo momento? Effettivamente c'è un imprenditore, ribadisco, cioè non è un filantropo, deve guadagnare sulla sua attività e deve farlo nel momento in cui entra in un contesto che gli possa garantire che a fronte di un investimento lui avrà un profitto. È normale, però se si affastellano, ripeto, normative sulla questione dei lavoratori, sui controlli, su quant'altro, che incomincia a diventare veramente un ginepraio di cose dove nessuno, la giungla dove nessuno può veramente fare dei controlli, portarli a conclusione nel momento in cui, ma i dati però parlano chiaro, insomma, i controlli vengono fatti. Però il problema è che appunto siamo in questo contesto in cui c'è stata una riorganizzazione. Ebbene, dal mio punto di vista, che si provi a fare questa riorganizzazione, ma nel momento in cui le chiedo veramente di farsi da tramite, perché anche la politica, nel momento in cui fa certe segnalazioni, non si faccia vecchia da mercante. Questa è una mia vecchia battaglia che non smetterò mai di farla. Sono per puro caso nella Commissione Esteri e per puro caso nel Consiglio dei 12, ci sono casi che cozzano fra di loro. Purtroppo nella scorsa legislatura non si è trovato il modo di far ragionare due entità politiche come una commissione permanente consigliare e il consiglio dei 12, nel momento in cui c'è la stessa persona che è in difficoltà da una parte pur avendo avuto l'autorizzazione dall'altra. Per cui, segretario, le chiedo veramente di non andare, come ha detto lei, a intensificare le normative, ma di farle chiare e di permettere davvero che i controlli, una volta portati a termine, possano veramente andare a colpire chi va a controlegge, proprio per una salvaguardia degli imprenditori, delle imprese e dei lavoratori.